Ciao ragazzi, un saluto da Mr. Crypto. In questa videoguida andiamo a vedere come si scarica e si installa MetaMask Wallet o anche un wallet tipo Tron Link per TRX e MetaMask appunto per Ethereum, che sono wallet che si collegano ai siti dApps che hanno bisogno di un portafoglio per poter apporre le firme elettroniche e quindi di conseguenza i pagamenti. Sia Tron Link che anche il wallet Tron, ma ce ne sono tantissimi di wallet che si collegano alle dApps, sono app che si possono scaricare dallo store di Chrome. Quindi a noi ci basterà andare a cercare MetaMask per Chrome, andare sotto nel sito di MetaMask e qua ci si apre già il Chrome Store, dove ci dice di scaricarlo. Nello scaricarlo, installare MetaMask per Chrome, perché lui ci riconosce che siamo per Chrome, ci apre la pagina dell'estensione e a me qua dice rimuovi da Google, perché io già ce l'ho, il mio MetaMask è questo. Voi invece qui avrete scarica e installa. Io a questo punto me lo vado a fare su Firefox, così vediamo in diretta come si fa, è la stessa identica cosa. Quindi io cerco MetaMask, vado sulla pagina di MetaMask, qua clicco su download per Firefox, ovviamente perché ho scelto di metterlo su Firefox, qua sotto installa MetaMask per Firefox. Ci si clicca sopra e ci porta nella pagina dove si possono aggiungere tutte le app a Firefox. Qui aggiungi a Firefox, esattamente come sarebbe stato per Google Chrome, mi arriva il messaggino che mi dice di installare e lui in un secondo lo installa. Ed ecco MetaMask installato. A partire da questo momento noi possiamo utilizzarlo. Cosa comodo è che qua all'interno del vostro menu potete decidere, come ho fatto io per Chrome, di andare ad inserire qua dentro MetaMask, in modo che sia sempre qua alla portata. In tutti i casi, lo sapete, voi ce l'avete all'interno dei vostri preferiti a partire da questo momento. Quindi andiamo adesso ad installare il nuovo MetaMask. Perché dico il nuovo? Perché quando entriamo in MetaMask la prima volta ci chiede se abbiamo già una frase seed, e ad esempio io ce l'ho, perché per avere questo portafoglio qua io per forza ho una frase seed, e quindi volendo potrei mettere la mia frase seed e importare il mio portafoglio. Questo succede quando sono magari fuori di casa, ho un altro computer, voglio accedere da un altro apparato. L'unico modo è avere la frase seed. La frase seed è una frase che ci danno a noi di 12 parole. Invece noi siamo nuovi utenti e quindi vogliamo installare MetaMask. Per installare MetaMask da nuovo clicchiamo su sì, iniziamo, crea un nuovo portafoglio. Mi dice mi raccomando segnati tutto, non dar niente a nessuno, ma noi lo sappiamo, non è che siamo dei bambini, quindi accettiamo. E nel momento che accettiamo mi chiede di digitare una password e qui io digito la mia. Voi scegliete una password qualunque e sotto poi la confermate, quindi andate a confermare la password che avete messo sopra. Perfetto, ho letto, accetto i termini, crea. Ed ecco fatto che se volete salvarla, bene, se non volete salvarla, io non la salvo perché adesso questo portafoglio lo cancellerò, perché vi faccio vedere la frase seme, quindi su questo portafoglio ve lo faccio vedere solo per dimostrazione, ma voi qua avrete le 12 parole messe una in fila all'altro che tra poco ci chiederà di copiarle e salvatele, mi raccomando, perché anche se perdete la password potete recuperarla. Se perdete le 12 frasi seme avete perso il portafoglio e non potrete mai più recuperarla, non c'è modo, in nessun modo, perché chi recupera queste 12 frasi entra dentro il vostro portafoglio. Quindi fate attenzione, cliccate qua sopra e vi dà queste 12. Per comodità le copiamo, perché? Perché tra poco ci chiederà semplicemente di metterle in ordine. Allora io mi apro un foglio di Word, me le incollo sopra, così che me le ricordo, e adesso ogni volta che me le chiederà io andrò a riprenderle. Ok, queste sono le parole. E quindi, avanti. Come vedete adesso qua mi dice sistema in ordine le parole e quindi io me le vado a leggere e le mettiamo in ordine. Behave soda fun welk. Behave soda fun welk. Poi board december local tool. Board december local tool. Ed infine phrase buffalo merge hold. Phrase, buffalo, merge e hold. Perfetto, conferma,
tutto fatto con gratulazioni, mi si apre subito la pagina di Uniswap e di tutto quello che possiamo fare, perché grazie a MetaMask, che è un portafoglio della Madonna veramente, possiamo comprare le coin senza passare da un exchange, quindi in forma assolutamente totalmente anonima, oltre che sicura, rapida e veloce. Ed ecco qua che abbiamo il nostro portafoglio Ethereum. Come vi dicevo, voi volendo potete andare ad aggiungervelo nella vostra barra dei menu, ve lo personalizzate, prendete MetaMask, ve lo portate sopra in alto della barra del menu ed ecco che voi avrete MetaMask sempre a portata di mano nella vostra barra dei menu personalizzata. In tutti i casi esattamente come si vede poi qua da Google Chrome. Eccolo qua. Come vedete, MetaMask diventa così anche per Firefox. Ci troveremo il nostro MetaMask, vedete qua sopra, eccolo qua. Quando cliccheremo qua sopra avremo il nostro MetaMask comodissimo per giocare con le nostre applicazioni. Cosa può fare questo fantastico portafoglio? Andiamo a vedercelo. Qua ci entro con la mia password, perfetto. Siamo dentro al nostro portafoglio MetaMask ed è molto semplice di utilizzo. Se vuoi puoi comprare cripto e qua puoi comprarlo in tutti questi modi direttamente da queste piattaforme. Se tu vuoi puoi inviare cripto e quindi inserisci solo il portafoglio e fai un normalissimo invio, ed oppure puoi trasferirli tra i tuoi account essendo che c'hai più MetaMask una volta che li hai collegati, o se no puoi swappare le monete e quindi da Ethereum compri qualsiasi altra moneta che vuoi comprare direttamente da dentro il portafoglio senza passare da un exchange. È il massimo della decentralizzazione e della proprietà delle tue monete dentro i tuoi portafogli. In attività si vedono le transazioni che hai appena effettuato. Io l'ho appena scaricato in questo momento, quindi al momento non ho transazioni. In questo account qua, ad esempio, per farvi vedere cos'è una dApps, le dApps potrebbe essere il giochino CryptoKitties. CryptoKitties è un giochino, nel momento in cui ti colleghi, questo qua è il mio profilo e questi qua sono i miei gattini. E grazie al mio portafoglio sono già collegato dentro CryptoKitties. O ad esempio, questo qua è ForSage, il nuovo smart contract Ethereum. E come vedete io, grazie al mio MetaMask che sono qua, che è questo, sono dentro a ForSage, che è lo smart contract Ethereum, che tra l'altro oggi è domenica. Io sono entrato domenica scorsa, in soli 7 giorni, con 19 persone che sono entrate e con 2,4 ETH che io ho messo all'inizio, 2,4, adesso ce ne sono 13,7, cioè questa cosa qua sta producendo a oggi, in solo 7 giorni, con 19 persone dentro, sta producendo la bellezza di $1,100 al giorno, tutti i giorni. E questo lo fa grazie ai wallet MetaMask. Tutto quanto entra dentro direttamente al wallet MetaMask. Ma comunque ForSage ve lo andrete a vedere in un'altra recensione. Stessa identica cosa del wallet MetaMask si può fare con il wallet di Link, TronLink. TronLink è un altro portafoglio che ci andremo a vedere tra poco come si installa, ma sarà uguale perché funziona nello stesso modo, ma per piattaforme che al posto che Ethereum, come questa ad esempio, trattano Tron, TRX. Questo è l'utilizzo di MetaMask ed è veramente semplice. Vi faccio vedere ad esempio, caso mai io volessi comprare una qualunque casella, esempio questa, non appena clicco su compra, MetaMask, vedete, confermi l'acquisto, MetaMask mi apre subito, mi si apre da solo e mi dice servono 6,4, in questo momento ne hai di meno, quindi tu non puoi fare la transazione. Guardate sempre, mi raccomando, controllate sempre le fee, perché quando qua c'è qualcosa di sbagliato dovete sapere che dentro Edit, qua dentro, potete andare a modificare le transazioni di MetaMask. Ed ecco che in Edit entrate qua dentro, poi ancora di più, qui potete già scegliere lento, medio o veloce, ma qua in avanzate andate proprio a modificare i parametri del gas. E quindi io qua potrei metterci un'altra cifra, ovviamente sempre corrispondente al giusto, e qua cambiare anche il valore del gas. In questo modo ho abbassato il costo delle commissioni. Per vedere quanto bisogna pagare sempre di commissioni, consultate etherscan.io, che vi dice sempre ed esattamente quanto bisogna mettere di gas giusto per ottenere una transazione avvenuta velocemente. Quando uscite da tutti quanti i siti dApps e avete o Tron o MetaMask, per rientrare è molto semplice. Il portafoglio intelligente si collega in automatico. Basta cliccare su ingresso in sala. Voi siete nuovi, iscriviti, ma è la stessa cosa. Ingresso in sala, utilizza la rete Ethereum, clic, nel momento che cliccate il portafoglio è dentro e vi riconosce. Quindi ragazzi, questa è la bellezza di MetaMask, così si installa e mi raccomando, ricordatevelo,
Andate a scaricare anche Tron Link, fra poco faremo la videoguida, perché avere anche Tron Link DApps può essere molto molto utile. E sapete perché? Perché molto probabilmente domani noi saremo già qua dentro. Voi ancora non sapete che cos'è, ma noi siamo già pronti a entrare. Quando voi vedrete questa videoguida, noi saremo i primi in assoluta in Italia a entrare dentro questo nuovissimo progetto. CryptoSage è la continuazione di ForSage, un progetto che, come avete visto adesso, sta dando in 7 giorni questi risultati a $1000 al giorno, ma siamo entrati in posizione 999.000. Quindi c'erano prima di noi 999.000 persone, signori. Questo qua inizia oggi e noi saremo tra i primi. Quindi immaginate che cosa può succedere a questo progetto qua, essere tra i primi, dal momento in cui a essere entrati in posizione 999.000 abbiamo ottenuto in 6 giorni, con 19 persone sotto, la bellezza di $1100 al giorno, che tutti i giorni entrano direttamente dentro il nostro wallet. Questi qui sono gli Ethereum entrati qua dentro negli ultimi 2 giorni, la bellezza di $2738 in solo 2 giorni. Questo è MetaMask, questo è Tron Link e questo sarà CryptoSage, cioè la piattaforma che continua solo su Tron il bellissimo lavoro fatto da ForSage, piattaforma Ethereum. Quindi ragazzi, vi lascio a installare il vostro MetaMask, a installare il vostro Tron Link, che tra poco andremo a vedere come funziona, ma è identico a MetaMask, quindi installatelo nello stesso identico modo, e dopodiché che la fortuna vi assista, ma lo sapete benissimo che quando uno è in un grande gruppo, insieme a un grande staff, dove ci sono grandi persone che lavorano dietro a grandi progetti, il fallimento può essere solo ed esclusivamente un lontanissimo pensiero. Un saluto da Mr. Crypto, ciao ciao ragazzi!